Quindi abbiamo riportato a questi anni, cioè ad oggi, un testo scritto tanti anni fa, aggiungendo che cosa? Che siamo connessi, siamo connessi con la realtà, siamo connessi con l'età. È uno spettacolo vintage riportato però ad oggi, dove dopo 30 anni ci sono le conclusioni di quella che è stata una vita. Torna in scena uno spettacolo che ha debuttato in teatro 32 anni fa e che portava la firma dell'attore e regista Manrico Gammarota. I protagonisti sono sempre gli stessi, Mimmo Mancini e Paolo De Vita, i fratelli Capitoni. Vi faremo sapere 2.0 debutterà questo fine settimana al Teatro Traetta di Bitonto. La storia è quella di due fratelli, Carlo e Cosimo Capitoni, i quali con ironia racconteranno sentimenti comuni a tutti, ricchi e poveri, istruiti e incolti. Al centro della rappresentazione le unioni importanti e indissolubili, quelle in cui le promesse sembrano definitive ed eterne, ma che nel tempo si dissolvono come fumo nell'aria. Cioè due fratelli e si dicono, rimesto nel passato. E rimestare il passato è pericoloso perché il passato non lo cambi. No, niente è cambiato. I dolori antichi sono quelli che ci teniamo addosso, no? Che anche da anziani poi continuano a farci male e a intossicare i rapporti. Rancori, vecchi ricordi, dispetti che salgono a galla e ci fanno diventare strani da grandi. Ma perché? Perché avete deciso dopo 32 anni di riportare in scena quest'opera? Non sapevamo che fare. Comunque, vi faremo sapere dove si ride, si pensa e chissà, magari ci si emoziona. Chi lo sa? Dipende da noi, dipende da voi. No, non si può dire. Vi faremo sapere. 2.0. Vai, baci a casa.